Gentili telespettatori del Golfo, benvenuti sul campo dell'insieme Ausonia, dove oggi andrà in onda l'ultima gara della girone di andata di questo campionato d'eccellenza 2017-2018. Una Ausonia che deve imporsi per concedersi un buon Natale, deve imporsi soprattutto per allontanare la parte bassa della classifica. Le immagini sono guidate dall'esterno a 3 di Telegolfo RTG con Nicola Dell'Anno che vi parla e Giuseppe Capuano. Le squadre già sono in campo insieme a Ausonia e Almas Roma, due squadre che al momento cercano di togliersi dalla parte bassa della classifica e perché no, trovare un posto al sole in una classifica che è veramente trasversale in questo momento. Andiamo a conoscere le formazioni in campo per l'Almas Roma: in porta Mennini col 2 Marchetti, 3 Petrizza, 4 Valentini, 5 Luziatelli, 6 Olivieri, 7 De Dominicis, 8 Corti, 9 Liotti, 10 Colasanti, 11 Mascioli. Dall'altra parte l'insieme Ausonia risponde con Scognamiglio tra i pali, Quirino, Senzio, Gemmiti, l'esordio per lui sul campo di casa, La Manna, Pirolozzi, Emma, Di Vito, Di Palma, Gioia e Baglione. Ovviamente l'allenatore è mister Gioia. Le panchine per la squadra di casa: Cambone, Natone, Pirolozzi, Mallozzi, Stagno e Coker. Ci sarà intanto un minuto di silenzio, completiamo il quadro: Pescetelli, Dalla Canfora, Ricciardi, Gaffi, Cicchello, Rossini e Da Consesau. Il minuto di silenzio, le squadre sono in campo, si gioca in una giornata un po' anomala, il di sabato pomeriggio, ma viste le feste natalizie imminenti è concesso, potremmo dire così. È una Sonia che ripropone di nuovo Quirino in campo con un attacco che sarà composto da Emma, Di Palma e Baglione, anche se c'è Gioia sull'esterno, quindi probabile un 4-2-3-1 per mister Gioia. L'Almas al momento con un canonico 4-4-2, si attende solo l'ok da parte del direttore di gara, signor Velocci di Frosinone, quadrato da Cerchi e Brizzi. Di gara espleta le ultime procedure prima del fischio che arriva in questo momento, quindi si inizia. Bisogna che difenderà dalla destra verso sinistra, mentre l'Almas partirà da sinistra dello schermo per attaccare verso la porta di Scognamiglio che si trova a destra. Pallone giocato dalla squadra romana oggi in maglia verde. Baglione intanto la buona rottura, ma non riesce a partire. La Sonia che è ancora alla ricerca di un attaccante, addirittura potrebbe cercare il botto con un attaccante proveniente dalla Serie D, staremo a vedere. Una Sonia che ha salutato tanti giocatori dall'ultima gara vista qui tra le mura di casa: è andato via Leccese, era già andato via Caiazzo, è andato via anche Cassini. Questa è un'altra partenza che non era stata segnalata, ma si è svincolato il centrale argentino, molto interessante, classe 99, ma si è svincolato per tornare in Argentina. Peccato perché la squadra di Gioia perde un'ottima proposta difensiva. Ovviamente ci sono giocatori che stanno tornando, è già tornato La Manna che era mancato, potremmo dire così, a questo insieme Ausonia. Sta tornando anche Colacicco che è sulla via della guarigione, anche Gatti comincia ad allenarsi col gruppo. Intanto c'è questo tentativo murato, pallone che resta lì per l'Almas che prova ad attaccare col numero 10 Colasanti, tentativo di grosso, non sogna contratto, pallone rimpallato, poi Gemmiti spazio in avanti. Gemmiti è arrivato dalla città di Anagni, proprio l'ultimo colpo di mercato dell'insieme Ausonia, un centrocampista di interdizione, vorremmo dire così, davanti alla difesa, può dare una grossa mano al trio difensivo, soprattutto può svincolare Baglione in quelle zone di campo. Un insieme Ausonia che oggi fa a meno anche di Badu e Radu, entrambi i giocatori non sono in campo, mentre Coker è in panca. Baglione, pallone messo giù, il passaggio in avanti di Senzio, parte in ritardo Di Palma, non può arrivare, pallone scambiato con Mennini da parte della difesa dell'Almas Roma. Allora si riparte piccolo rotto, partita che inizia con mezz'ora di ritardo. Intanto Emma prova il gioco di prestigio, messo giù, non c'è fallo sul direttore di gara che blocca adesso per un fallo ai danni di un giocatore dell'Almas, viene richiamato Baglione. Bisogna correggere la posizione di battuta.
diciamo, gara che inizia con mezz'ora di ritardo, quindi si finirà sotto i riflettori e soprattutto al freddo, per la gioia del nostro Nicola Dell'Anno. Intanto la chiusura sulla mediana di Palma, prova a scattare lui, pallone murato, può alimentare l'azione per la squadra di casa con Di Vito ancora una volta oggi a centrocampo. Come esterno di destra va Di Vito, il tentativo di cross, pallone messo in mezzo, anticipa bene la difesa da Dalmas, Baglione non ci pensa su al tiro di prima, poteva magari trovare un buon tiro ma forse non si è trovato sul piede giusto. Intanto scappa che questo pallone Gemmiti, Quirino può alimentare l'azione, la allarga verso Gioia, c'è Di Vito che si sovrappone, va Gioia, prova a puntare per accentrarsi, lo scambio in avanti Emma che ha cambiato fascia, prende il largo Emma, prova il dribbling, tutto chiuso. Una pallone che torna in zona di Gemmiti, convincente la giocata del numero 4 che praticamente sta gravitando davanti alla difesa, pallone che si spegne però comodo per Mennini, classe 91, portiere della squadra ospite dell'Almas. Pallone rilanciato, Gemmiti di testa di Palma, prova a lottare su quel pallone, non riesce però a intervenire, c'è il ritorno di Valentini che lo mette giù, prova allora a mettere ordine la squadra dell'Almas Roma. Ancora l'insieme a cercare l'attacco, nulla da fare, allora la squadra in maglia verde prova a essere più convincente con il controllo di Colasanti, però Di Vito soffia via un buon pallone, può ripartire, il dribbling secco, va per accentrarsi, subisce forse fallo, una spallata regolare secondo il direttore di gara. Allora il pallone proposto in avanti agli Otti che deve però ripiegare di un bel po' di metri, buona questa scelta di tempo di Gioia, però non riesce a far su il pallone, sfera che termina fuori ma la rimessa sarà dell'insieme a Osonia che la gioca subito con Pirolozzi. Pirolozzi, la sciabolata lunga a cercare Emma che sta giocando abbastanza centrato in questo frangente di gara, quasi ad affiancare Di Palma, con Gioia che però rimane più contratto sulla destra. Fallo di Sensio che sbilancia Mascoli, Mascioli scusate, e allora il pallone è messo giù e con calma Valentini va a impostare per i suoi, lo gioca con la coadiuvazione di Olivieri. Ancora Olivieri che torna in possesso di palla, il lancio in avanti di testa Pirolozzi, mette un pallone centrale dove Baglione arriva comodo, la manna, controlla lui Gemmiti, va Pirolozzi ad allargare verso Quirino, Sensio mette giù un ottimo pallone, poi lo scambia per Baglione, Baglione prova a recuperare i metri, c'è Sensio che si è presentato bene in avanti, ancora Baglione, Baglione, ci sono un bel po' di maglie verdi, si forma una gabbia e qui qualcuno ha perso la posizione centrale perché la sfera si perde per l'Almas che può ripartire, contropiede neanche troppo convinto adesso dell'Almas che però recupera un ottimo pallone con Corti, Gioia lotta su questo pallone, va il capitano, subisce anche il fallo di ritorno del giocatore dell'Almas, quindi potrà stendersi in avanti quando siamo già al sesto minuto. Pallone in avanti di Pirolozzi a servire Gioia sulla corsa, vediamo se riesce a tenerlo in campo, il cross in mezzo, il pallone aveva già superato la linea di fondo, quindi tranquillamente Nini potrà metterlo giù e farlo ripartire con il rinvio dal fondo. Prima fase di studio in questi 10 minuti che stanno per arrivare, con una Sonia che comunque sta per lo più nel campo della squadra ospite. Pallone messo fuori in zona Galvanin, piedi l'allenatore dell'Almas a dare indicazioni ai suoi. Tanto si ritorna da Mennini che scambia adesso con Luziatelli, poi Olivieri, lancio in avanti per il numero 10 con la Santi, pallone che prosegue, poi Pirolozzi esce alto da anticipare ma c'è stato un fallo ai danni del capitano proprio dell'Almas Roma, si tratta di Colasanti.
La battuta di Valentini scambia sull'esterno sinistro, che era abbastanza lenta al momento. Colasanti, controllo, prova ad accendere i suoi, passaggio verso il numero 7 De Dominicis, prova il crossato, ma l'arbitro blocca tutto perché c'è fuori gioco. Pallone sparato via praticamente, dovrà ripartire Scognamiglio. La squadra tutta chiusa in un fazzoletto adesso, quella dell'Almas Roma. Lancia in avanti anticipato di Palma, però Emma mette giù il pallone, va ancora Emma, vuole il suo esordio tra le mura di casa, appena arrivato con praticamente un gol telecomandato e vari assist nel 3-0 di due settimane fa contro il Casalbarino. Poi è arrivato il 3-0 secco contro il Latina Sermoneta, che ha un po' frenato la Sonia, ma è una Sonia che comunque si è ben dimostrato in campo nella precedente giornata. Intanto Gemmiti, passaggio a cercare Gioia, è regolare, pallone in mezzo, tutto chiuso, pallone spazzato via dall'Almas. Potrà tranquillamente gestire la manna Gemmiti, la gioca con Quirino, si ripropone subito Gemmiti. Sembra poter essere una delle risposte che voleva Gioia al centrocampo. Intanto Pirozzi gestisce bene, serviva alla Sonia un regista, potremmo definirlo così, difensivo. Mancava poi giustamente un uomo numericamente al centrocampo dopo l'addio di Leccese, che si è accasato alla Mister Gaeta. Di Palma fuori gioco netto, sfera che si perde sul fondo. Pallone che ripartirà allora dal portiere dell'Almas Roma. Pirozzi entra in possesso di palla, passaggio verso Scognamiglio, il rinvio difettoso di Scognamiglio, però male che c'era la manna. E qui per poco Scognamiglio non commetteva un clamoroso errore. Rimane avanti l'Almas. Pallone sparato via da Di Vito, ma non trova la ripartenza di Zemasonia. Pirozzi in qualche modo svircolato, Petrizza lotta su questo pallone per Gemmiti. Colasanti, buono il pallone, c'è la chiusura di Quirino, evita il fondo Quirino, buona la sua giocata e poi spazza fuori, rimane in attacco l'Almas, ma comunque ci ha messo una buona pezza Quirino. Intanto si è spostato Emma, praticamente adesso è sull'esterno di destra. Cross, la manna spazza via, pallone che arriva in zona Olivieri, serie di batti ribatti, poi Di Palma prova ad anticipare, forse un braccio troppo alto, infatti è così, l'arbitro blocca tutto. Calcio di punizione nel battere per Gemmiti, che poi lascia l'incombenza a Pirozzi. Pallone lungo a cercare Gioia, ma troppo centrale. Tanto confermo che Gioia e Emma si sono scambiati la posizione, con il capitano che è venuto a cercare fortuna qui a sinistra. Tanto Di Vito commette fallo su Corti, fallo tra il numero 8, una pallone che riparte per i biancoverdi dell'Almas. Lancia in avanti, il controllo della squadra ospite, un po' sbilanciato insieme a Sonia in questo caso, quindi non ne ha due, riesce comunque a districare la matassa, si rifugia in fallo laterale, ma in questo caso c'era stata una lacuna difensiva nella zona centrale della difesa. Petrizza, possesso palla per lui, si gira bene con la Santi, passaggio per vie centrali, in avanti a centrare il controllo di Mascioli, poi messo avanti per Colasanti, si gira con la Santi, punta Gemmiti, ma Colasanti scivola a terra, la chiusura
da parte di Scognamiglio. Poi serie di batti ribatti, il pallone resta lì, però c'è fallo a disposizione insieme a Sonia. Si stende in avanti la squadra di Mister Gioia. Una curiosità, entrambe le formazioni hanno un giocatore del classe 2000. Tanto bello questo anticipo da parte di Baglione, si porta a passeggio la sfera, va Baglione murato dal duo composto da Olivieri e Petrizza, ma buono il controllo di palla. Diciamo, due giocatori classe 2000, uno per l'Ausonia, si tratta del numero 16 Stagno Pietro, mentre dall'altra parte c'è il numero 17 Nicolas Rossini, entrambi nati nel 2000. Ovviamente tralasciamo i 99, alla Sonia ce ne sono tre in panca, nell'altra squadra ce ne sono due. Corner, il pallone in mezzo, e qui che azione che si mangia la Sonia, un pallone pericolosissimo, non è riuscito la mano a correggere dopo la correzione volante del compagno. È stato Di Vito a toccare il primo pallone, poi la mano non ci è arrivato, pericolo, allarme rosso in area dell'Almas Roma, ma il punteggio resta 0-0. Dobbiamo ricordare che i difensori della squadra di casa sono tra i più pericolosi, anzi Di Vito è proprio un difensore goleador, potremmo definirlo così, visto che con i suoi, se non vado errato, 5 gol è il miglior marcatore di questo insieme a Sonia in questa stagione, partenti esclusi ovviamente. La manna di petto smorza bene, Baglione mette giù elegante, in questo caso Di Palma non riesce ad agganciare. Si tocca l'inguine di Palma, ma sembra nulla di grave in questo movimento. Bisogna tenere conto anche della temperatura. All'inizio gara erano 13 gradi, adesso scenderà vistosamente man mano che si va avanti. Intanto fuori gioco per Liotti, attaccante classe 92 Liotti. La manna larga verso Sensio, un Almas che ricuce velocemente quando il pallone battezzato fuori dal direttore di gara, anzi dalla guardalinea, ma molto al limite in questo caso. Ovviamente chi meglio delle guardalinee può vedere quella situazione. Cemiti non riesce a far filtrare il pallone, centrocampista classe 88. Va la manna, lancio in avanti Baglione, controlla Peremma in mezzo allo stretto, non riesce a agganciare Baglione, sfera che resta lì, poi ancora Baglione, non riesce a far filtrare la sfera, poi in qualche modo libera la matassa l'Almas. In avanti il pallone Pelliotti, esce Pirolozzi, un po' azzardato in questo caso l'intervento di Pirolozzi, l'arbitro non prende provvedimenti, più che altro scenico l'intervento di Pirolozzi, non definibile cattivo ma scenico sì. Ovviamente purtroppo la scena in alcuni casi può ingannare, soprattutto se il direttore di gara è in posizione non vicina. Calcio di punizione da tre quarti per l'Almas Roma, allora spiovere in mezzo, scivolano in due, nulla da segnalare. La Sonia che praticamente avrà 5 partite terribili in successione. Al ritorno in campo avrà praticamente il Roccasecca, poi il Formia, inclusa questa che è la quarta, praticamente la terza partita, ce ne sono altre due da affrontare veramente in maniera convinta, soprattutto se ci si vuole allontanare da quella parte bassa della classifica che adesso sembra essere molto vicina.
abbiamo già detto in fase di presentazione, però la classifica è molto trasversale. Intanto pallone verso Scognamiglio, altro pericolo, potremmo dire così, autoinnescato. Avanna il lancio in avanti, diciamo una classifica abbastanza trasversale, perché praticamente con 6 punti in più rischi di stare lassù, con 6 in meno ti ritrovi a lottare per la salvezza. Campionato molto equilibrato, dove ovviamente arriveranno anche alcuni scossoni come quello del team Florida. Staremo a vedere cosa deciderà il giudice sportivo. In quel caso il team Florida perderebbe 6 punti, si troverebbe molto più basso in classifica, e proprio la Florida si ritroverebbe 3 punti in più. Tanto annullata questa azione per fuorigioco. Diciottesimo. Il lancio di Mennini di testa, Pirolozzi, che viene rispedito al mittente. Lo rincorre generosamente Di Palma, ma nulla da fare per Luigi Di Palma, anzi per Francesco Di Palma, attaccante classe 95, quindi un buon profilo, chiamato addirittura a giocare da titolare dopo le partenze. Siamo a Sonia che ha salutato praticamente quasi tutto l'attacco di inizio campionato, come se iniziasse un nuovo girone, visto che con l'addio di Cagliazzo, Marinello e Maggino sono andati via i tre attaccanti che perlomeno erano considerati titolari. Oggi ci troviamo Di Palma, Emma e Gioia, praticamente tutta un'altra squadra. Tanto riparte Valentini, nulla da segnalare sul campo se non azioni spente. Qua Santi lancia in avanti, si propone bene il numero 7 Dominicis, passaggio al nero di Vito, fa buona guardia, si ricorda veramente del suo ruolo di esterno di destra. È stata una buona scelta quella di mister Gioia di piazzare Di Vito in quella zona di campo, al momento sta facendo necessità virtù. Tanto scivola Pirolozzi, mette il pallone fuori, l'ultimo tocco proprio suo. 0-0 al ventesimo, pallone gestito dal capitano della Massa Roma, passaggio sull'esterno, poi può ripartire la manna, c'è il giocatore rimasto a terra, va la manna, palla lunga e pedalare per Emma, vediamo se riesce a tenere il pallone giocabile, ci arriva Emma, miracolo, prova a centrarsi Emma, tutto in velocità, salta tra i uomini, poi perde la pila col pallone, ha fatto tutto alla grande Emma. Poi viene concessa la possibilità di rialzarsi al giocatore della Massa Roma. Pallone verso Mennini. Ripartire la squadra ospite con Petrizza, le vie centrali, l'Almas lancia in avanti, palla che si perde all'esterno del campo in zona panchina di Gioia. Ventitré minuti più recupero, quindi ci avviamo verso la metà del primo tempo. C'è questo controllo di Liotti, esce Pirolozzi, si gira bene Di Vito, ancora una volta prova a portare il pallone in avanti, il lancio in profondità a cercare Di Palma, che può prendere il pallone in avanti adesso, va Di Palma, il tiro, la parata da parte di Mennini, buona l'azione di Palma che ci ha creduto su questo pallone, conquista un corner quando il cronometro dice che siamo al 23esimo, quindi adesso sono 22 più recupero. Partono i blocchi, pallone basso però a cercare Baglione, vediamo se crossa lui, no, allarga per Emma, tutto regolare, Emma il pallone sul secondo palo, nulla da fare.
buona l'azione comunque di Jeremy Hamm. Lo schema studiato con Baglione. Partirà con questo rilancio Mennini, ovviamente senza corse. L'Almas al momento firmerebbe per un punto qui ad Ausonia, ovviamente tutte e due le squadre pretendono di più, ma un pareggio che fa più bene alla squadra romana che all'Ausonia. Manna il lancio in avanti, solo un porta a porta con Mennini. Può ripartire allora Luziatelli, passaggio però non si conclude con Marchetti. Allora Baglione, serie di dribbling, poi sbaglia il passaggio, riparte l'Almas, qui un po' sbilanciata insieme a Sonia, mette il pallone giù con la Santi, suggerimenti in avanti, para con molta tranquillità Scorniamiglio, la gestisce con calma poi Pirolozzi, passaggio verso Quirino che però qui non ha un controllo fortunato, lo applaude comunque mister Gioia. Se ribatti ribatti, allora che poi arriva verso zona di Emma che cambia del tutto discorso cercando Di Palma, il controllo di Di Palma, centrale c'era Di Vito, Di Palma si gira bene, poi va a murarsi, potremmo definire così con questo tiro, passaggio in avanti di Gioia, ancora Di Vito lì davanti, Di Vito cerca un compagno, lo trova in Emma, praticamente si è arroccato però l'Almas Roma, si è chiuso a riccio la squadra di Galvanin. Addirittura si ritorna da Pirolozzi, allarga per la mano Pirolozzi, chiama Asensio in appoggio, Baglione è messo giù, c'è fallo, abbastanza netto la parte di Mascioli, si rialza senza danni Baglione. 20 minuti alla fine del primo tempo, Gioia su controllo, Pirolozzi per Baglione in mezzo alle linee, il passaggio in avanti per Senzio che può guadagnare metri in questo caso, cross di prima intenzione da parte di Senzio, c'è il controllo di Marchetti che spazza poi via la sfera. Dovrà giocarla proprio Senzio, viene fatta a correggere la posizione di battuta, Baglione lascia per Senzio, all'indietro verso la manna, la manna chiama in causa Pirolozzi che è un po' il difensore addetto a creare gioco dalla parte della retroguardia. Di Palma, buono questo controllo, tiene il pallone, chiama ancora in avanti il terzino numero 3 Senzio, il controllo di Emma, prova a puntare gli avversari, bello lo scavetto a cercare Senzio, c'è fuori gioco però si è alzata la bandierina, nulla da fare, sarà bella però l'idea. Mentre praticamente chiuderemo questa cronaca in apnea, i balani di stagione fanno parte dei giochi, però ne avrei fatta a meno. Tanto Baglione lascia per Gemmini, un po' calato in questa fase di gioco, cercare Emma, ancora Emma, entra in aria, duella un bel po', si vede il pallone, il cross in mezzo anticipato di Vito, buono il controllo da parte dell'Almas Roma che allontana così un po' il pallone che poteva diventare pericoloso, passaggio verso Mascoli che però Mascioli non può controllare, il giovanissimo classe 98, carotta numero 11. Qui Gemmiti perde il pallone, Quirino non riesce a tenere la sfera in campo, pallone messo fuori, messa già effettuata dall'Almas che prova a mettere ordine sulla mediana, ne esce praticamente solo un altro pallone messo fuori e già battuto da Quirino per Di Palma, lo stop ripeto a seguire, però qui ruba bene la sfera la squadra romana che prova a involarsi con De Dominicis, torna sui Pirolozzi, non c'è fallo, solo pallone fuori,
Allora, ne ha già giocato. Controllo lungo la mediana della squadra ospite. Controllo di Senzio, buono al suo pallone rubato. Sfera che termina fuori, c'è della rimessa laterale. Gestisce il pallone la manna. Siamo al trentesimo, un quarto d'ora. Pallone di Quirino, lancio in avanti, controllo di Gioia, sfera che termina fuori. Proprio in zona di Galvanin. Lo è gestito sempre in quella zona di campo, però si arrocca l'Almas, in questo caso in difesa. Senzio, e qui commette fallo su Mascioli. Non è già battuto, non riesce a farlo filtrare però con la Santi. Qui Baglione prova a rincorrere la sfera, controllo da parte del numero 4 Valentini. Con la Santi prova a puntare, c'è la sovrapposizione di Mascioli. Pallone ottimamente controllato dalla squadra d'Osonia, che slibera bene questa situazione. Poi viene fermato Baglione, non può ripartire. Ancora la manna, spazza via il pallone. Secco l'anticipo, in questo caso il controllo al centrocampo dell'Almas. Lancia in avanti con la Santi, è in gioco, prova a seminare la manna. Pallone ancora lì con la Santi, chiude tutto Vincenzo Lamanna, d'esperienza in questo caso. Porta a passeggio la sfera, i due duellano un po' su questo pallone e poi alla fine si spegne con un rinvio dal fondo o fallo laterale. Rinvio dal fondo. Ripartirà Scognamiglio. Siamo al trentesimo, 0-0. Di testa Baglione riesce a intervenire in mezzo a due, poi Di Palma non controlla il pallone. Sfera lanciata in avanti, il controllo dell'Almas, la gestione della parte con la Santi, però il pallone si perde fuori. In avanti Piro Lozzi mette il pallone fuori, rimane in attacco l'Almas in questo caso. Pallone giocato verso De Dominicis, va De Dominicis, pallone messo in avanti, la manna, poi Emma, buono il passaggio, il controllo di Vito, può stendersi adesso insieme a Sonia a cercare Gioia, il passaggio intercettato dal numero 10, va il capitano, si gira Emma lungo a cercare Baglione, che ha una buona occasione in aria. Baglione cross di prima intenzione, murato letteralmente, potremmo dire così. Poi arriva Senzio, può controllare Liotti in questo caso, un po' calato in questa fase di gioco Liotti con la Santi. Esce addirittura Pirolozzi a marcare l'avversario. Pallone che sarà gestito allora dalla squadra ospite. Nulla da fare per l'Almas in questo caso. Sfera che si ferma e potrà tranquillamente gestire il pallone insieme a Osonia, con Scognamiglio che andrà tranquillo a rimetterla in gioco. Poche azioni da segnalare in questo primo tempo, veramente si è fatto un po' poco
per entrambe le squadre. Di Palma di testa molto meno l'ha fatto l'Almas, potremmo dire così. Ai numeri la Sonia è leggermente in vantaggio, ma non stiamo parlando di situazioni così eclatanti. Mentre subisce una botta Emma, rimane fermo un attimo ai box. Sfera recuperata di Quirino, scivola a terra di Vito, poi si lotta praticamente. C'è un giocatore che resta in mutande, letteralmente, Petrizza. L'arbitro però ha fischiato. Sarà calcio di punizione da battere per l'Almas Roma, che manderà a scaldare tre giocatori già e cercare di dare verve a questa gara che al momento sembra non decollare. Senzio di testa, può arrivarci Emma. Pallone messo fuori, il controllo di Senzio. La manna, l'arbitro blocca tutto, visto l'intervento scorretto da parte del numero 2 Marchetti, che si becca anche una ramanzina al direttore di gara. Nulla però di grave da segnalare tra i due. Pirolozzi lancia in avanti, però tra Senza e Baglione la sfera resta lì. Baglione può tornare addirittura da Scognamiglio in questo caso. Pallone in avanti, si perde questa azione. Nulla a fare per la squadra di casa. Rinviare allora a Mennini. Quando ormai siamo al 35esimo, l'anticipo di Vito, Di Palma si gira bene verso Gioia, va il capitano a proporre verso lo stesso Di Vito. Di Vito lo stop a seguire, il pallone basso in mezzo, c'è il gol! Emma 1-0. Jeremy Emma al 35esimo porta in avanti l'Ausonia, ma il pallone lo ha messo in mezzo Di Vito. Ottimo il suggerimento, e qui cambierà la partita, perché praticamente l'Almas dovrà cominciare a presentarsi di più in avanti. Era ora, serviva un gol per svegliarla questa gara, o addirittura servirà un gol per addormentarla definitivamente, staremo a vedere. Sta di fatto che Jeremy Emma ancora una volta piazza la sua firma sul secondo gol con la maglia dell'Ausonia, e soprattutto nel primo gol che sblocca il risultato di questa gara. 1-0, si ritorna al centro, si riparte. Tanto il pallone rubato, qui Quirino si becca il giallo. Il 35esimo, ammonito Quirino. Quirino ammonito, è passato già un minuto dal gol. Calcio di punizione per la squadra ospite. Pallone che sarà calciato lateralmente. Controllo da parte del numero 7 Dominicis. Passaggio buono intercettato da parte di Gemmiti. Sfera fuori, la fare per l'ex cittadino Ragni. Alla rilanciata verso Di Vito, Palma non può arrivarci. Testa con la Gemmiti, abbatte l'avversario, commette fallo.
sarà il controllo allora dell'Albas Roma, che potrà andare a calciare adesso questo fallo battuto per Petrizza. Ancora Petrizza, qui Gioia in maniera prepotente cerca il pallone in tutti i modi, non sono convintissimi compagni di casa, di squadra. Pressing più alto ci vuole per questo insieme a Sonia, ovviamente senza sbilanciarsi. Tanto la Vanna lavora con Quirino, il lancio di Quirino, un po' sanguinosi questi palloni rilanciati per via centrale dai difensori, possono diventare vere ghiotte occasioni. Ogni allenatore dice ai propri difensori di rilanciare verso l'esterno, mai verso il centro del campo. Intanto si è rialzato Luziatelli, nulla di grave per il classe 93, allora gioca l'Almas. Non è messo all'indietro, vuole movimento Galvanin. Infatti l'Almas adesso che deve fare la gara, insieme a Sonia cerca in tutti i modi quasi di addormentare la partita. Intanto c'è questa penetrazione abbastanza convinta di Marchetti, che commette fallo, viene richiamato un po' un capannello attorno all'arbitro, si accende una mischia, serie di spintoni. Serie di spinte, l'arbitro guarda, osserva. Sarà un po' di spinte da parte di Marchetti, che però ha iniziato la contesa, potremmo dire così, classe 96, numero 2. L'arbitro intanto sembra aver alzato un cartellino ai danni di Gemmiti. Ha ammonito anche Gemmiti allora al 40esimo. Graziano. Calcio e punizione. Laborioso questo calcio di punizione, parte il pallone, primo palo di testa, Osonia allontana il pallone, poi lancia in avanti, palla lunga e pedalare per il capitano, in qualche modo ci arriva Marchetti. La Vanna, il controllo, favorisce Sensio, lancio di Sensio, Emma non ci può arrivare su questa sfera, esce bene Gemmiti. Ma Gemmiti ha battuto e c'è il fallo da parte del numero 6, Olivieri. Partita che si sta un po' incattivendo. Emma qui sbaglia il passaggio, questa è una notizia. Commette un errore, quindi intanto prova a uscire. Qui si butta a terra il numero 11 Mascioli, non c'è fallo secondo il direttore di gara, sfera fuori. Pallone che ripartirà dall'Almas Roma dopo questo calcio di punizione. Quando le maglie verdi, quando ormai siamo quasi al 42esimo. Gemmiti. Buono il controllo di Quirino, abbastanza preciso in queste giocate, il classe 99, buon under. Controllo da parte di Mascioli, con un pallone rilanciato avanti dalla zona di Dominicis, cross in mezzo di Dominicis, Scognamiglio protetto nell'uscita, può tranquillamente mettere giù. Sfera giocata con la Scognamiglio, Pirozzi alza a campanile.
si parla per lo più in campo, al momento non si gioca tantissimo, mentre ci sono giocatori dell'Alpes Roma che sono quasi pronti, sembrano quasi aver completato il riscaldamento. Pirolozzi lancia in avanti, non riesce a intervenire Gioia, rimessa laterale proprio di Simo Sogna che recupera così metri di campo. Poi Gioia mette fuori questo pallone, rimessa già battuta per l'Almas. Pirozzi appoggia sulla manna, per vie centrali, interviene sul pallone di Vito, c'è fallo però del numero 8, ex Cassino, allora tutto fermo e la giocherà l'Almas. Controllo da parte della difesa della squadra romana. Va Corti, gioca la sfera, scivola Corti, allora il pallone lo prende Di Vito, va a ripartire Di Vito, forse c'è fallo, lascia continuare il direttore di gara, poi fischia e ferma tutto e ha dato per un attimo il vantaggio su questo fallo su Di Vito, salvo poi riprendersi e bloccare tutto. Calcio di punizione quando ormai il 44esimo ha già scavallato sul vostro cronometro. Sarà Emma o Senzio a battere, entrambi non hanno un ottimo piede, sia Emma che Senzio, praticamente non c'è barriera, la barriera è lontanissima. Parte Emma, pallone teso, para Mendini. Non ci ha dato effetto Emma, oppure il pallone non ha preso l'effetto che auspicava il giocatore dell'Insieme Osonia. Tanto Di Vito prova a proporsi in avanti, tutto chiuso, mette giù il pallone in portiere su questo scatto di Di Vito. Intanto l'arbitro dice che può bastare così. 45esimo canonico, finisce il primo tempo 1-0, al momento decide il gol al 35esimo minuto di Jeremy Emma. Cambi insieme a Osonia, mentre la partita ricomincia in questo momento. Diciamo due cambi nell'insieme a Osonia, è uscito il numero 2 Quirino e il numero 10 Gioia, sono entrati Natoni e Sullivan Cocker. Il nostro cronometro avrà praticamente 4 secondi di ritardo in confronto al normale. Pallone sul fondo per Scognamiglio. Va Pirolozzi, lancio in avanti. Controllo da parte dell'Almas, Almas che praticamente ha tutti gli 11 che hanno iniziato il primo tempo. Sarà la scelta del cambio da parte di Gioia. Pallone verso la manna, passaggio all'indietro e Scognamiglio. Scognamiglio, rilancio di palma, non riesce a anticipare l'avversario. Pirolozzi appoggia verso Di Vito che adesso è retrocesso
coprire nella retroguardia a destra. Perché praticamente sta scendendo la temperatura qui sul campo dell'insieme Osonio. Fra poco arriverà il freddo sicuramente. Pallone giocato da Natoni, che praticamente si è spostato nel punto dove giocava Quirino in precedenza. Quindi retrocesso di Vito, e il posto di Quirino è stato occupato da Di Vito. Adesso abbiamo ben chiaro il tutto. Pallone controllato da Asensio, va il terzino sinistro di Guarametri, scambia con Emma, gioco di prestigio, cambia fascia da questa parte a cercare Coker, un po' troppo tagliato, intercetta Minniti. Di Vito, passaggio a cercare ancora Di Palma, si gira bene Di Palma, elude un avversario, ancora un dribbling, poi il tiro di Baglione. Fa la barba al palo Sandro Baglione, bello il suo tiro di poco fuori, scosciano gli applausi per lui. Rilancio di Minniti, e qui bravo Di Vito, praticamente mette fuori tempo diretto avversario di Dominicis. Può giocare allora il numero 8 Di Palma, lo stop di petto non da fare, forse un tocco di mano, scivola anche Natoni, partire la squadra ospite che però impatta contro Pirolozzi. Coker scivola la zona di campo, già comincia a soffrire il campo ghiacciato probabilmente. Baglione riesce a impattare, Sensio taglia praticamente tutto il campo in maniera longitudinale, si sovrappone a Coker, palla in mezzo per Di Palma, si gira Di Palma, la parata da parte della squadra ospite. Pirozzi, passaggio verso Coker, poi il suo pallone. Grande Nico! Grande! Nulla da fare, pallone lanciato in avanti, palla lunga e per l'aria, ma si è alzata la bandierina su Colasanti. A giocarlo allora Pirolozzi, Natoni lancia in avanti, Coker passato niente tantissimo tempo a terra, Coker da quando è entrato, Di Palma cercava Emma, il pallone strozzato di testa Gemmiti, positivo il suo esordio. Sensio verso Emma, filtra il pallone, arriva un cambio per la squadra ospite. Quando il cronometro ci dà il quarto minuto, 4 per 15. Va fuori Marchetti, va dentro Gaffi, questo è il cambio. Per l'Atlas Roma esce il numero 11, il numero 18 Moreno Mascioli, entra il numero 15 Alessandro Gaffi. Va fuori Mascioli, quindi dentro Gaffi e da con Sesao. Sempre Almas Roma, esce il numero 2 Tiziano Marchetti, è uscito Marchetti 18, e Giacomo Mascioli con Ceicao. Tanto Di Palma controlla lui, va Di Palma, prova a puntare, lo ha ancora praticamente Olivieri in quel caso. Sensio prova a puntare, messo giù, azione abbastanza dubbia, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Emma in questo caso entra in maniera scomposta, commette fallo. Proprio che sta a giocare per l'Almas Roma. Controllo per i due difensori centrali, il pallone rilanciato in avanti
Primo pallone toccato in mezzo, nulla da fare. Ralmas che prova ad attaccare, 1-0 di testa, però si allontana Di Vito, può gestire lui il pallone, il lancio in avanti, Di Palma non è partito, è partito Emma, però il pallone prende Covolo per Minniti che aspetta l'arrivo in aria e poi gestisce rilanciando immediatamente per il pallone che sarà gestito dal numero 10 Colasanti. Controllo di Valentini, ancora Colasanti, cercare da Consesao, non da fare per il giovanissimo classe 98 Di Palma, l'appoggio a cercare Di Vito che copre tutta la fascia. Di Vito, c'è Cocker in sovrapposizione, ancora Cocker, il cross in mezzo, Di Palma un po' arretrato, non può arrivare su quel pallone, sfera che viene gestita allora dal non entrato Gaffi. Controllo poi di Corti, Valentini, lancio in avanti, Emma mette giù la sfera, non c'è fallo sul direttore di gara, ma Emma prova a puntare Valentini, Emma il tiro, rimpallato ancora una volta Natoni, ma Natoni vuole il suo pallone, il tiro, pallone che sbuca, Minniti, Emma poi riesce a raggiungerlo, il cross in mezzo, questa volta para Minniti, bella l'azione, poi Emma non è riuscito a giocare il pallone in maniera pericolosa, sta di fatto che un tiro che sembrava sterile di Natoni si è trasformato in un'ottima occasione, tanto il pallone già giocato dall'Almas. Almas che sembrava pronto a fare i cambi già a fine primo tempo, invece è stato insieme a Sonia a fare i primi cambi. Qui da Consesao, buono il suo stop a seguire, Pirozzi chiude tutto, Consesao però resiste, pallone messo fuori, messo da battere per Baglione e compagni, anzi è Sensio che si incarica della battuta, Di Palma non può intervenire, allora con calma gestisce la sfera la maglia verde dell'Almas Roma, qui da Consesao, frano a terra, nulla da segnalare, potrà ripartire allora Scognamiglio, non è ancora fuori, rimpallato, anticipato Emma, sfera giocata ancora dalla maglia verde della Almas Roma che praticamente sta presentandosi in maniera convincente, intanto qui Scognamiglio tuffo, si rifugia in angolo, Blessi Ferini vorremmo dire così per Scognamiglio, ha subito ottimi riflessi, corner per l'Almas Roma, mentre praticamente c'è un po' di passo doble al centro dell'area, l'arbitro blocca tutto, pronti a partire, c'è la manna che praticamente aveva preso in consegna il dirimpettaio numero 5 con la Santi, lancio in avanti Scognamiglio, però si è alzata la bandierina per un bel po' di giocatori in fuorigioco, potrà giocare allora Scognamiglio con calma per far ripartire i suoi. 10° al secondo tempo, mezz'ora, un risultato che non è in ghiacciaia, il campo sì, ma il risultato no, perché 1-0 lascia aperto tutte le situazioni. Poker stop a seguire, mette giù il pallone, distica bene la matassa, poi Gemmiti lancia in avanti per Di Vito, non può arrivare su questo pallone, in anticipo Minniti, Valentini, giro palla dell'Almas, Petrizza da Valentini, controllo di palla, rilancia avanti dove Di Vito lascia scivolare il pallone, poi deve rincorrerlo perché praticamente è giocabile per Dominicis, guarda Dominicis, sì. Pirozzi spara fuori,
Allora, messo in mezzo Dalmas, più convinto questo il secondo tempo. Osonia deve cercare di spegnere la squadra romana. Valentini, controllo di Gaffi. Allora che filtra, poi Natoni spara via in zona Galvanin. Trovi con la Santi che si è un po' decentrato dalla zona d'attacco. Da Concesao, passaggio all'indietro da Concesao, e qui c'è un mezzo errore da parte dell'Almas Roma, ma è una Sonia fermo in questo frangente, tutto dietro la linea della palla. Bello l'intervento di Emma a chiudere sugli Otti. Qui c'è il fallo da parte di Gaffi, messo giù Gemmiti. La fa ripartire Scognamiglio. Il lancio di Scognamiglio si fa un po' attendere. Fatto il pallone anticipato di testa da Toni. Lancia avanti i Gemmiti, Di Palma lotta, inseguimento della sfera, poi si torna indietro da Migniti davanti alla squadra ospite. Controllo di Valentini, Dalmas che prova a far salire insieme a Osonia, intanto si scalda Emanuele Pirolozzi, potrebbe prendere il posto di Baglione o di Emma o eventualmente al centro, e qui c'è un brutto fallo da parte di Sensio o eventualmente di Gemmiti. Queste le tre scelte a disposizione di Gioia, il cambio con Pirolozzi, centrocampista puro. Intanto va l'Almas, Gaffi, pallone messo in mezzo, para Scognamiglio. Lancio in avanti di Palma, non riesce a intervenire sul pallone. Baglione domestica la sfera, c'è Emma in sovrapposizione, vediamo se lo serve Baglione. Preferisce andare da solo, il primo dribbling riesce, il secondo impatta con un giocatore dell'Almas, poi Sensio riesce in un modo ad alimentare da Concesao, fa reparto numero 18, poi Di Vito, bello questo pallone rubato, poi si incarta un po' nel passaggio, ma comunque un'ottima sfera recuperata, il passaggio verso Emma. Emma il cross sul primo palo, in qualche modo si salva l'Almas, pallone verso Petrizza, qui bello questo pallone recuperato da Baglione, c'è il fallo da parte di Baglione. L'arbitro ha visto un fallo di Baglione, si riparte già dall'altra parte con il pallone che sta già per varcare la metà campo, si rialza lo Baglione, nulla di grave. Pallone teso in avanti di testa, Pirolozzi, Di Vito, da Concesao molto generoso, porta il pressing su tutto il fronte d'attacco, la manna, due uomini, Coker riesce in qualche modo a prendersi il pallone, poi il passaggio verso Di Palma è molto lento. Buona gestione di palla dell'Almas. Pallone gestito dalla squadra di Roma con Luziatelli, lancio in avanti per Colasanti, c'è fuori gioco, l'arbitro non chiama, poi si ferma il gioco. Mallozzi e Pirolozzi a scaldarsi per la squadra di casa. Mallozzi è una punta, Pirolozzi è un centrocampista, sicuramente servirà la staffetta per Di Palma che là davanti sta giocando con tanta generosità, cercando di portare avanti il fronte da solo. Qui Di Palma non riesce a intervenire sulla sfera, esce addirittura Minniti, scivola Natoni, seconda battuta ci arriva Di Vito, cercare Emma,
Emma non può arrivarci. Sfera persa insieme a Sonia, che però sembra non essere entrato in campo. Questo secondo tempo un po' lenta la squadra di Gioia, che non riesce a imbastire azioni di gioco. Ovviamente non è facile con le temperature che abbiamo. Intanto qui Cocker entra in maniera scomposta, non c'è fallo però, cioè non c'è gravità nel fallo da parte del direttore di gara, rimane a terra il giocatore però della Lombasso Roma. Cocker che non ha avuto un grandissimo appeal sulla gara. C'è fallo qui da parte di Natoni. Allora, battuto per Colasanti in avanti per Gaffi sul lato di destra. Gaffi alimenta per Colasanti, prova ad accentrarsi il capitano numero 10 verso da Consesao, che favorisce il tiro da parte del numero 8 ospite. Si trattava di Corti, ma pallone rimpallato. Messa laterale da giocare per la squadra ospite. Anzi, è corner, primo palo lontano di Palma, poi Emma riesce a intervenire, parte poi di Emma in velocità contro il numero 8 Corti, va di Emma, taglia questo lato però è sbilanciato sia di Vito che Cocker, ora può gestire di Dominicis. Lancia in avanti Pirozzi, può gestire però c'è fuori gioco da parte di Colasanti. Si partirà col calcio punizione, mentre sembra un po' in affanno adesso anche Gemmiti. Pallone verso di Palma, di testa riesce ad anticipare l'avversario, non c'è fallo. Pietrizza si rifugia su Minniti, svirgola il portiere, non è toccato da Natoni, ma Valentini fa buona guardia. Fa Gemmiti a portare il pressing, Baglione su Minniti, rinviere Minniti, si ferma all'esterno del campo, doveva fare per il portiere ospite. Ventesimo minuto, 1-0 per l'insieme Osonia. Poco si accenderanno i fari del Madonna del Piano. Di testa di Palma. Partita che sarebbe virtualmente finita in questo momento se si fosse iniziato in orario. Ovviamente se e ma. Scogna Miglio, rinvio da cestinare direttamente fuori, mentre arriva un buon risultato per l'insieme Osonia, visto che Farmi ha battuto il play-out 1-3 in finale, quindi una classifica che nelle zone centrali è vero che ritorna il Farmi a farsi vedere, ma rallenta il play-out. Pronto Pirolozzi, uscirà il numero 11 Baglione, intanto c'è un'azione pericolosa in mezzo, Pirolozzi salva ancora un pallone Pirolozzi, poi Scognamiglio para lui, finita a terra con la Santi. Aveva qualcosa da dire con Scogliamino, con la Santi. Poi il pallone viene messo fuori, poggia fuori. Rimasto a terra di Vito. Sembra nulla di grave proprio di Vito. Tra l'altro, staff tecnico.
nulla di grave per Di Vito. 21esimo minuto, messa d'aria che è stata di consegnare a Scognamiglio da parte dell'Almas, allora che riparte in questo momento. 22esimo minuto, non ci arriva Baglione, in attesa il giocatore dell'Almas Di Palma, prova a puntare, nulla a fare, pallone sparato via. Viene chiamato anche lo staff medico dell'Almas Roma, mentre ci sono le proteste proprio della squadra in maglia verde. Pronto a battere l'Asensio. Pallone controllato, non in maniera soddisfacente da parte di Baglione, sfera che arriva sul fondo dove Minniti può giocarla lui. Pronto Pirolozzi ad entrare, ma praticamente il pallone non si ferma più. Ci vado Gemmiti, da Toni prova a mettere ordine, nulla da fare, da Quenzesao in qualche modo mette il piede Valentini, lancio in avanti per il controllo di Liotti. La manna anticipa il diretto avversario, poi a terra con la Santi. Controllo di qua verso Petrizza, su di lui Cocker. Petrizza saluta Cocker, però c'è di ritorno di Natoni su di lui. Pallone che sarà gestito però dall'insieme Sonia. A scaldare anche Pascarella, si concretizza il cambio al 24esimo. Va dentro Pirolozzi, va fuori Sandro Baglione. Sandro Baglione, entra il numero 14 Emanuele Pirolozzi. Si prenderà praticamente lo stesso posto di Baglione. Rimessa battuta da Linzia Mausonia, testa Cocker, prova a mettere in avanti il pallone, quindi il mio sbilenco. Rimessa che sarà di Divito. A velocizzare le operazioni con le battute verso Gemmiti, il passaggio per Di Palma anticipato da Toni, mi soffre via il pallone di Dominicis. Pirolozzi, in questo caso pratica nel buio, Gaffi appoggio su Minniti, su Mennini, rilancio di Luziatelli, Gemmiti, ancora l'Almas che prova a rispedire lontano insieme a Sonia. Squadra di gioia vorrebbe virtualmente chiudere la gara e passare poi 20 minuti in gestione, è d'accordo ovviamente l'Almas. Di Palma, pallone è sparato via dall'Almas. Può gestirla Emma. La battuta di Sensio, pallone messo in mezzo, nulla a fare, rimpallato di testa la manna in via centrale, non ci arriva Sensio. De Dominicis chiude in qualche modo, subisce fallo da parte di Sensio. Dovrà battere il calcio di punizione della squadra ospite. Passaggio per Olivieri, gioca ancora su Luziatelli, avanti a cercare con la Santi,
non filtra il pallone, Emma lancia avanti verso Di Palma, nulla a fare per lui. Pezzatelli controlla poi Valentini, può mettere ordine il classe 96 con la Santi, anticipando netto da Gemmiti che lotta su questo pallone, poi lo perde proprio a fuori di Valentini. Controllo di Dominicis, qui bravo a scegliere il tempo Gemmiti per il ritorno sulla sfera. Emma non aggancia, azione che si disinnesca praticamente in automatico. Non è controllato dall'Almas, ci mette l'intervento da Toni, mentre sembra essere fuori dal gioco Emma in questo frangente. Di petto la manna, poi Pirolozzi, passaggio verso Di Vito, sale Di Vito, cercare Cocker, Cocker di cross in mezzo e qui Di Palma gira e mette fuori, mentre si becca la munizione Emma. Ammonito Emma, 27esimo del secondo tempo, va a far compagnia Aquilino, Gemmiti e Emma. Allora nel taccuino dei cattivi, visto che non c'è nessun giocatore dell'Almas Roma tra gli ammoniti. Parte Gaffi, qui non ha un controllo favorevole Olivieri, in qualche modo riesce a tornare sul pallone da Conceição, prova a prendere metri su Pirolozzi, pallone che resta lì, Gemmiti scivola, ora con la Santi, propone in avanti, esce Scogni Emilio ben protetto da Di Vito. Ci avviamo al 30esimo, lancio in avanti Emma, lotta sulla sfera, prende il pallone, nulla a fare il numero 7 di Gioia, poi Senzio tagliato fuori da Gaffi, può partire, lancio verso da Conceição, l'appoggio sul quale è più lesto però Pirolozzi ad arrivare. Prende il Marco Pirozzi, si gira bene, elegante in questa giocata, non è controllata Gemmiti, sfera che resta lì, ancora Gemmiti messo giù, sarebbe estremamente il fallo, infatti è così, l'arbitro blocca tutto, concede il calcio di punizione all'insieme a Sonia. Che ripartirà dalla manna, ma che squadra apposta, sta giocando l'S Roma, una Roma è pure squadra. Controllo di la manna verso Pirolozzi, controllo di Cocker, qui Di Vito mette giù il pettaio Corti, pari numero. Arriverà un nuovo cambio, uscirà Loria col numero 9 per la squadra Liotti, scusate, non Loria, Liotti numero 9 per la squadra ospite. Lancia in avanti a cercare Cocker, l'appoggio verso Di Palma, Di Palma lascia Asensio, tra anche Cagliazzo, Cagliazzo scusatemi, lapsus, Mallozzi, un saluto ovviamente a Salvatore Cagliazzo. Uscirà Di Palma per Mallozzi, ultimo quarto d'ora vorremmo dire così per Mallozzi, classe 99, intanto controllo la squadra ospite dell'Almas, Mallozzi a caccia della sfera, solo un giro al palla al momento, Gemmiti messo giù, arriva il fallo, usciranno i due numeri 9 probabilmente. Allora 9 per 15 per l'Ausonia, quando bellissimo, siamo al 31esimo. Il numero 9 Francesco, scusate, il numero 9 Francesco Di Palma. Entra Mallozzi, mentre dall'altra parte
entra il numero 15, fuori il numero 8, e il numero 7 va fuori, fuori 9 e 7, entrano il 17, quindi Rossini, il numero 16 Cicchello, entra il numero 17 Nicolas Rossini. Da segnalare Rossini, classe 2000, quindi uno dei due millennials è in campo, l'altro è stagno, ma non sempre credo che lo vedremo il numero 7, in campo. Entra il numero 16 Manuel Cicchello. Cicchello, classe 97, l'altro giocatore chiamato in campo al posto di Dominicis, classe 97. Tanto il pallone lanciato in avanti, non può arrivarci Emma, sfera che si perde sul fondo. Invio che sarà di Mennini, di testa Gemmiti, lancio in avanti, ancora Pirolozzi, ennesimo pallone recuperato, Natoni prolunga, Cocker, c'è un piede alzato, sfera che resta lì, Cocker un attimo esce, va dal piede, poi il controllo di Rossini, Pirolozzi esce bene, poi Natoni lancia in avanti, anticipato Cocker, giocare per Di Vito, controllo di Cocker, Di Vito, il pallone per lui, si accende Di Vito, l'allarga poi verso Pirolozzi, ma c'è la rottura di Gaffi, Senzio lotta su questa sfera, rimane a terra Gaffi, ripartita la squadra ospite con Rossini, anzi no, c'è stato l'appoggio, poi Natoni, due uomini su di lui, Natoni riesce a far proseguire il pallone, sfera che rimane per Gemmiti, passaggio verso Cocker, ma Cocker, c'è Ballozzi in sovrapposizione, non c'è nessuno in mezzo ora, Ballozzi ha lasciato il campo libero e quindi Mennini può tranquillamente prendersi il pallone, rilancio di Mennini, Gemmiti esce bene, sceglie bene il tempo a Gemmiti, c'è fallo, qui prende il pallone Gemmiti, ma c'era stato fallo, crampi per Gemmiti, quando siamo al 34esimo, divido, mi ci sono cazziati, divido. Calcio di punizione da battere per Pirolozzi, è giocato verso Di Vito, lo andrà a cercare Emma, cicca il tiro Emma, poi Mallozzi, sfera che resta lì, nulla da fare per l'insieme Osonia, azione pericolosa, potremmo dire così, poteva chiudere la Mallozzi, segnare il suo primo gol con la contro la Osonia, ovviamente gol che non gli manca in juniores, ma la squadra non ha trovato modo di timbrare il cartellino. Mennini tanto non guarda proprio qui a sinistra dove Petrizza si era quasi lanciato, passaggio verso Emma, si ferma il pallone, c'è fallo, anzi c'era fuori gioco, non è fuori, lo segnala direttamente Mister Gioia in questo caso. Scogliamiglio lancio nella zona di Emma, cerca il pallone Mallozzi, frana in questo caso, c'è nulla da segnalare da parte del direttore di gara, allora riparte Valentini contro i Gemmiti, Emma, buona la sua giocata, passaggio a cercare Gemmiti, davanti per Di Vito l'appoggio, ripreso in controtempo Pirolozzi, rilancio Nicola Pirolozzi, quasi un cross il suo colpo di testa,
Atalanta alza un bel campanile, però tutti presi in controtempo. In questo caso il pallone viene appoggiato a Mennini. Mennini vuole soluzioni le sue, non vengono date. Intanto mancano 9 minuti. Pallone messo dietro Pirolozzi. Si perde la sfera. Trovinatoni. Tanto senso, accompagna il pallone fuori. Si è defilato da Consesao con l'ingresso da parte del numero 17 Rossini. La manna scambia con Pirolozzi, poi alla fine il pallone termina fuori. Pronta la carta Pascarella. Dovrebbe essere l'ultimo cambio per Gioia. Cambio a testa per le due formazioni ancora a disposizione. C'è il fallo da parte di Mallozzi. Dovrebbe via centrale da parte dell'Almas. Propone in avanti Cicchello. Lancia in avanti da Consesao. Chiude su di Luisenzio. Sfera messa fuori. 38esimo. Gaffi, preso con Pirolozzi, passaggio in mezzo per Colasanti, si gira bene, poi il pallone allontanato, ma c'è fallo sul giocatore di Enzo Masoni. Arriva l'ultimo cambio, entrerà Pascarella, dentro il numero 18 uscirà Emma, deve uscire il 7. Quando siamo al 39esimo quasi, non si concretizza il cambio. L'unica resta lì in due tempi, riesce a giocarlo Corti. La manna, botta avanti e pedalare. Non è difficile da controllare quando cade così forte. Pirolozzi, larga verso Senzio. Parte Senzio, gaggia il duello con Consesao. Arrivano in due su di lui, alla fine sfera messa fuori, rimessa che sarà dell'insieme a Osonia. Arriva il cambio allora, dentro Pascarella, esce Emma, ah no, esce il numero 18, no, esce Cocker. Mancano 5 minuti, esce Cocker, entra Pascarella. Non aveva avuto un grande appeal sulla gara Cocker, però addirittura cambiarlo in questo caso un po' strano, forse non l'ha visto al 100% Mister Gioia. Rimane in campo Emma, io l'avrei giocata su Emma. Sta di fatto che mi sorprende Mister Gioia in questo caso. Controllo dell'Almas. Quando ormai siamo al 40esimo, 5 più recupero. Si gira bene Senzio in questo caso. Controllo di Pirolozzi, in questo caso da dimenticare, anzi di Mallozzi. Anche se adesso il più avanzato di Enzo Masoni è Emma. Controllo da parte di Rossini, sfera che finisce fuori. Non è giocato verso Senzio, sfera ancora fuori, praticamente non si gioca più. Ancora l'ingresso di Senzio, anzi la manna. Si innesca un altro pallone. Almas che però così guadagna metri di campo a gioco fermo. Adesso si inverte però la situazione con la Osonia che potrà battere con Senzio. Gara non bellissima, ma forse sono proprio queste le gare da vincere in alcuni casi, quelle più complicate. Natoni, qui ancora un altro bel intervento di rottura sulla mediana. C'è Pascale davanti, riesce a giocarla dietro su Gemmiti. Arriva l'uomo, addirittura chiamato dal pubblico.
da Toni, sfera fuori, ultimo tocco che doveva essere da parte di Rossini, ma l'arbitro ha visto la parte di Natoni, pallone che resta lì, forse fallo, infatti è così lontano il pallone Pirolozzi. Tutto la Suonia che ripiega. Siamo al 43esimo, ovviamente uno degli ultimi palloni della Speranza, prima di così dell'Almas. Almas insieme a Suonia sarà la gara che chiuderà questo campionato 2017-2018, il mese di maggio. Valentini, pallone in mezzo, esce bene Pascarella che però non prende bene il tempo, c'è la chiusura da parte di Valentini, già giocata, sfera che resta lì, 3 minuti da giocare, non credo che servano le luci, pallone alzato a campanile, colpo di testa, un Almas che vuole portare il forcing finale, da col Sesau, tocca a lui. Vediamo se tiene il pallone giocabile con Sesau, sì, ci riesce, no, arbitro di guardalinea dice di no. E qui si accende un capannello. 1 l'ha presa, 1 l'ha data, poi il bilancio di questo parapiglia. Rosso e rosso. Alla Manna e a numero 5, ospite, si tratta di Luziatelli. Quindi espulsi al 45esimo La Manna e Luziatelli. E beh, un bilancio abbastanza semplice, solo 2 espulsi. Porta le proteste La Manna. Però diciamo che il parapiglia si era acceso proprio con La Manna che era arrivato in zona panchine. Partita che sarebbe finita se si fosse giocato con tranquillità. Qui Gioia va addirittura a prendere La Manna accompagnandolo fuori. Qui La Manna potrebbe rischiare addirittura le 2 giornate, visto che potrebbe saltare la gara col Formia, visto che comunque non lascia il campo La Manna. Espulso da capitano La Manna, quindi 2 giornate per lui sicuramente. Salterà Roccasecca e Formia. La Manna, 2 giornate, espulso da capitano, quindi fascia che va sul braccio di Pirolozzi, mentre l'arbitro dice 5 minuti a partire da adesso, quindi si arriverà al 51esimo, a questo punto servono i fari. Squadra in 10. Manca un pallone praticamente, non c'è più un pallone. Puro stile natalizio. Non arriva ancora l'ok per ricominciare la parte del direttore di gara. Non è battuto adesso verso Mallozzi. Controllo di Pascarella. Va Pascarella, recupera metri di campo, ingaggia un bel duello con Petrizza. Pascarella, il cross in mezzo, Paramennini in questo caso, azione pericolosa ma non riesce l'insieme Sonia a mettere la parola fine. Petrizza, pallone sulla mediana, spazzato fuori. Rimessa che sarà da giocare per la squadra ospite, già battuta dall'Almas. Il controllo
Pirlo si spara via, adesso sarà solo uno sparare lontano il pallone per la parte di Insieme a Osonia, anche se bisogna arrivare al 51esimo, siamo al 48esimo. Pallone giocato da Pennini. Valentini. L'Albas cerca il pareggio, intanto Di Vito è arretrato sulla linea, cioè nella parte centrale, difensore centrale, mentre è arretrato sulla linea Natoni. Torna indietro a difendere praticamente. Petrizza, una delle poche sortite offensive, Gemmiti porta a passeggio il pallone, è messo giù. Allora ancora da giocare però. Lancio in avanti, Mallozzi a portare problemi a Olivieri, passaggio verso Mennini, appoggio su Valentini, va Valentini, chiama a salire Gaffi, Sensio, il pallone messo fuori, la rimessa già battuta da Consesao. L'arbitro ha visto un fallo, tutto lo Osonia ripiegato indietro, serve una vittoria per scacciare i problemi dell'Insieme Osonia. Sale anche Mennini. Si gioca il tutto per tutto la Massa Roma. Pallone teso in mezzo di testa Mallozzi. L'arbitro dice che può bastare così. Termina vittoria dell'Insieme Osonia al 50esimo. Osonia vince una partita importante. Porta a casa i 3 punti contro l'Almas grazie a Jeremy Emma. E può così festeggiare, allontanarsi per le feste e poi tornare contro il Roccasecca qui tra le mura amiche. Però tutto questo nel 2018. Io ringrazio Nicola Dell'Anno che ha guidato la nostra parte tecnica, la nostra regia qui sul campo del Madonna del Piano, e linea che va alle interviste. Roberto Gioia, serviva una vittoria contro l'Almas, è arrivata la vittoria, è stata forse più sofferta di quello che ci si aspettava, ma comunque una vittoria, 3 punti in cassa. Sì, era quello che poi avevo chiesto ai ragazzi prima di iniziare la partita, come ho detto, come arrivava non aveva importanza, oggi era fondamentale i 3 punti, siamo stati bravi ad ottenerli con tutte le forze. E quello che ho detto prima di iniziare la partita, ci sono delle partite che valgono doppio. E questa forse era una di quelle lì, perché veniva, ecco, prima della pausa natalizia, perché era contro una diretta concorrente, perché era contro una buona squadra, avevo preso delle informazioni che poi puntualmente si sono verificate, quindi era una partita che dovevamo portare in porto con tutte le forze, siamo stati bravi, sono veramente contento. 15 giorni per far ripartire il girone di ritorno, 15 giorni che vi vedranno poi lavorare contro il Roccasecca. Adesso ora vi godete questa vittoria. Sì, assolutamente, adesso ci godiamo questa vittoria, festeggiamo il Natale, colgo l'occasione ancora una volta per fare gli auguri a tutti. E poi da mercoledì riprendiamo con la massima tranquillità, serenità e sappiamo quello che dobbiamo fare, quindi ripeto, con la massima tranquillità ci prepareremo per la partita di Roccasecca. Buon anno, mister. Buon anno a tutti e di nuovo tanti auguri.